A Paterno Calabro, comune della provincia di Cosenza, si trova il secondo convento fondato da San Francesco di Paola. Abbiamo visitato il santuario nel 2012 con la delegazione della Valle del Savuto di Toronto, guidata da Tony Serravalle, ospite alla manifestazione Mongolfiere per non dimenticare, svoltasi a Rogliano, provincia di Cosenza. Al santuario ci ha fatto da cicerone il sindaco di Paterno, Carmine Caputo. Ci troviamo nel suo santuario, nel suo convento che lui ha costruito nella sua interezza, essendo rimasto qui a Paterno circa 40 anni, 39 anni per l'esattezza, di cui 9 ininterrottamente. Siamo in presenza di un luogo sacro, siamo in presenza di un luogo prescelto da Dio, quindi noi indegnamente lo calpestiamo, lo frequentiamo giornalmente e cerchiamo di ricongiungerci a lui tramite l'esempio di Francesco di Paola. Abbiamo visto all'ingresso l'arco spezzato, come diceva anche il signor Bregantini, sindaco di Locri, predecessore del nostro cittadino padre Morosini. Quindi questo arco che è spezzato in tre parti e che rappresenta ovviamente il primo grande miracolo, insomma, che Gesù ha operato a Paterno tramite Francesco di Paolo. Poi siamo entrati nella chiesa, abbiamo visitato tutta la chiesa e le cappelle del Santissimo e della cappella di San Francesco di Paolo, dove si fermava a pregare. Lì c'è la presenza delle due statue, una grande che viene portata in processione ogni 100 anni o in ogni occasione particolare, tipo il giubileo del 2000, e l'abbiamo portata in spalla. E quella invece a mezzo busto che viene portata in processione per le vie del paese in occasione della festa patronale 12 febbraio e quella dell'8 settembre, che è una festa di devozione per il terremoto del 1905. Poi all'interno ci sono le reliquie conservate molto bene, che rappresentano il cappuccio, la funicella, il cordone, un'altra tunica, le calze, i calzari di San Francesco, l'orma del suo piede, una particola di ossa e la sua dotata trota Antonella, che morì in contemporanea a quella di Francesco, insomma, che si conserva da 500 anni nella teca. Poi c'è la sagrestia dove è sepolto il nostro concittadino padre Paolo Rendace, amico e primo seguace di Francesco di Paola. Lui è stato, diciamo che grazie a lui, è stato portato qui a Paterno questo grandioso taumaturgo. Ed è sepolto, ripeto, questo nostro concittadino padre Paolo Rendace, che poi rimase, quando Francesco partì per la Francia, è rimasto come rettore, come reggente, in attesa del nuovo capitolo generale, che poi come dire, proclamava, meglio eleggeva il nostro correttore generale. Dopo ci si mette nel chiostro sempre costruito dal santo, e dove ci sono alle pareti sono rappresentate tutta la vita di San Francesco di Paola, delle lunette con la vita di San Francesco di Paola, risalente al 1600 circa. Adesso sono in procinto di essere restaurate ad opera della sovrintendenza di Cosenza. Trascorso questo chiostro, ci mettiamo tramite un piccolo corridoio nel refettorio, sempre costruito dal santo, dove c'è un bel affresco raffigurante l'ultima cena. Però gli apostoli lì non sono 12 ma 13. Chi parla che uno sia Francesco di Paola, chi dice sia padre Paolo Rendace, chi sia addirittura sia l'anonimo che lo ha disegnato. Proseguendo si esce nel giardino. Qui siamo nel giardino del convento di San Francesco di Paola, è il secondo convento che lui ha costruito dopo quello di Paola. È tenuto molto bene, ci sono dei ricordi di San Francesco molto evidenti. Innanzitutto San Francesco voleva ritirarsi e pregare in luoghi solitari. Come ricorderete, Francesco di Paola aveva le doti dell'obbedienza, della carità, della castità, dell'umiltà, ma anche quella del. Come dire, lui aveva questo dono, anzi all'ordine suo aveva imposto di non mangiare carne o pollo
prodotti della carne, quindi lui si cibava esclusivamente di vegetali, insomma. Quindi, questa è la cosa. Poi siamo andati, proseguendo, c'è il viale della grotta, e qui ecco, la grotta rappresenta forse l'emblema più grande che c'è in questo posto di Paterno. Francesco si recava qui, stava giorni senza cibarsi, pregando, cercando di ricongiungersi a Dio, e si faceva piccolo perché era indegno di stare davanti a Dio. Qui andava in estasi e qui da qui magari faceva le preghiere più profonde, e dava gli insegnamenti da qui, poi uscito da qui, dava gli insegnamenti a tutta l'umanità dell'epoca, scriveva lettere ai baroni, ai principi, ai re, pur non avendo studiato. Poi sopra c'è il giardino, un altro giardino, c'è la vasca dove si allevavano i pesci, in cui poi è vissuta anche la Trota Antonella, e il piccolo romitorio che era la prima sede di Francesco Di Paola quando è giunto a Paterno. Quindi, brevemente ho risposto alle cose, un piccolo riassunto, però ecco, io invito i pellegrini, se vogliono cogliere la spiritualità, a recarsi a visitare questo luogo che per noi è un tratto di congiunzione con Dio stesso. Quindi, vi invito a, se avete un po' di tempo, recatevi a Paterno, troverete accoglienza, ospitalità e sarete sempre i benvenuti. Sì, 1444, che è durato 3 anni.